Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma diciamo, Giuseppe Conte in questa fase, diciamo, di assenza del PD in attesa della nuova leadership occupa lo spazio dell'opposizione in maniera molto efficace, cavalca l'errore del governo sul reddito di cittadinanza. Qual è stato l'errore del governo? L'errore del governo è di dire abolisco fra 8 mesi il reddito di cittadinanza e non proporre un provvedimenti sostitutivi. E può anche essere legittimo, io non sono un sostenitore strenuo del reddito di cittadinanza, però il problema è che quando uno toglie l'aiuto a una classe disagiata deve proporre delle alternative. Il fatto che non esistano delle alternative rende molto facile per Conte girare il paese su un unico tema, che è la difesa del reddito di cittadinanza, dandosi come termine questi 8 mesi nei quali praticamente di piazza in piazza, di regione in regione, soprattutto quelle dove i titolari del reddito di cittadinanza sono più numerosi nel sud, hanno bisogno di qualcuno che li protegga. È come se la Meloni avesse spalancato, e qui c'è un interrogativo politico, perché lo ha fatto, le porte a un'opposizione populista. Dici che conviene a Giorgia Meloni un'opposizione come quella di Conte rispetto a un'opposizione più di centro? Io dico che questo è un intelligente interrogativo politico e la risposta probabilmente sì. E sull'altro fronte, l'altro errore del governo di destra è stato quello di non aiutare a sufficienza l'offerta, cioè le imprese. Anche qui Bonomi ha ragione, cioè Bonomi ha sostenuto i partiti di centrodestra nella campagna elettorale, Confindustria si è schierata in maniera molto chiara. Si aspettava che arrivassero degli aiuti all'offerta, cioè per aumentare gli investimenti, cioè chi investe nel lavoro si aspettava di avere degli sgravi fiscali. E anche qui non è arrivato nulla. E dunque l'interrogativo, a chi guarda la manovra economica di Giorgia Meloni? Non guarda le imprese, non guarda i disagiati, a chi sta parlando? Direttore, lei ti risponderebbe, Giorgia Meloni ti risponderebbe che per le imprese ci sono i 2/3 del valore economico della manovra di aiuti rispetto al caro energia. Sì, il punto vero è che con un'inflazione che pesa oramai oltre il 10% e la riduzione degli ordini, le imprese in carenza di aiuti significativi rischiano di andare incontro a un'ondata di licenziamenti. Questa è la realtà vera, con tutto il rispetto per il Presidente del Consiglio. Sì, e tra l'altro noi dopo avremo un servizio che ci racconta anche com'è il mondo del lavoro, chi si sta approcciando a questo mondo e con quale anche titolo di studio, perché molto spesso sentiamo parlare di lavori dequalificati, di lavori in cui la paga non è giusta, non è corretta, non è adatta al percorso formativo che è stato effettuato. Avremo un filmato abbastanza forte dopo da mostrarvi. Grazie Maurizio Molinari per essere stato con noi. Ricordo ai telespettatori come Strenna di Natale, Il ritorno degli imperi, come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale. Da abbinare alla Stella di Natale dell'AIL, ovviamente. Certo. Libro di Molinari, andate in libreria, poi in piazza davanti prendete anche la Stella. E sono accorpate. Certo. Ieri il libro di Benedetta Tobaggi, oggi quello di Molinari. Vi diamo consigli preziosi, ma dove altro potete trovarli questi consigli? Restate lì che tra poco torniamo. Grazie, grazie Maurizio. Direttore.